Eccoci qui, siamo in diretta, benvenuti Burger Lover sul canale YouTube di burgerboss.it. Siamo alla seconda diretta di quelle che vi avevo già preannunciato e questa sera ci occuperemo, come avete visto, di ciò che riguarda un po' il mondo dell'hamburger, ma non prettamente il panino o la carne, ma andiamo sui topping, cioè quello che si mette dentro l'hamburger insieme alla carne e sui contorni. Poi andremo a vedere anche, proprio parlando di abbinamenti, cosa bere insomma insieme al nostro hamburger, birre, vini, quello che insomma ci consiglieranno adesso i nostri esperti della serata. Già li vedete nel riquadretto piccolino, poi li ingrandiamo, facciamo vedere un po' tutto meglio. Allora, io do il benvenuto a Luca Bini e a Daniele Merli. Ciao ragazzi e grazie. Ciao Domenico. Ciao Domenico, grazie a te di tutto. Allora, io un attimo, ecco, già qualcuno comincia a collegarsi, bene, dai, piano piano aumenteranno le persone, sono i ritardatari come sempre. Allora, come dicevamo, l'argomento di questa sera sono un po' gli abbinamenti che hanno a che fare con l'hamburger, quindi abbinamenti sia di ingredienti all'interno del panino, sia di bevande, birra e vini in particolare. Avremo Luca Bini che ci illustrerà, insomma, ci farà vedere, ci spiegherà insomma una ricetta che ha preparato per mostrarci insomma gli abbinamenti che ha pensato per la serata. Non so, chiaramente suppongo li conosciate abbastanza, molti nell'ambiente barbecue, diciamo così, non possono non conoscere né Luca e né Daniele, perché bazzicano, direi, abbastanza, insomma, dietro le griglie. Me li presento velocissimamente. Luca Bini è un espertissimo di barbecue, campione, ha vinto insomma un sacco di gare barbecue, ed è il vincitore del talent I Re della Griglia, che hanno fatto, che è stato qualche annetto fa, Luca, vero? Nel 2014, fine 2014, inizio 2015, ecco. Esatto, che era con Chef Rubio, chi c'era più? Ricordami un attimo. Chef Rubio, c'era Paolo Parisi e Cristiano Tomei. È vero, è vero, io l'ho seguito, me lo ricordo benissimo, dal divano. Però complimenti intanto, e poi da quell'esperienza è nato anche poi un libro che si trova, ti vuole eventualmente, l'ho visto sia in libreria che anche online. Sì, è già in procinto anche il secondo libro, ci sto mettendo tanto tempo perché invece di essere un libro classico di ricette tranquille o insomma per quanto riguarda il mio stile, bene o male è fatto apposta per chi fa ristorazione, cioè, quindi ci saranno un bel po' di dritte a livello ristorativo di quello che si può fare e non fare, ci saranno dei menù stagionali dove comunque praticamente ci saranno, non so, diciamo dall'antipasto al dessert, fatto tutto al barbecue ovviamente, misto griglia anche tradizionale, che sarà tutto modificabile in base alle quattro stagioni che percorrono, cioè quindi dall'inverno, primavera, estate, autunno. Bellissimo. Quindi un libro un po' particolare dove può essere gestito in questi termini qua. Ci sto mettendo un po' tempo perché ogni ricetta si deve incastrare con quelle altre. E noi aspettiamo soltanto di poterlo leggere e consumarlo sulle griglie. Assolutamente. Un altro libro che potete trovare, facciamo un po' di pubblicità insomma anche ai libri, è quello di Daniele Merli. Daniele, esatto, che è un esperto di barbecue, campione, anche lui, insomma abbiamo due campioni stasera, quindi non abbiamo badato a spese, stasera abbiamo il meglio. È un libro che parla di birra e barbecue, quindi qui come cucinare con la birra, come abbinare la birra al barbecue, vero Daniele? Esatto, questo qui è il libro che è uscito l'anno scorso, esattamente in questo periodo, sta andando ancora molto bene, Birra e barbecue, come cucinare con il barbecue e con la birra, come abbinare la birra, ma anche come fare la birra fatta in casa sul barbecue, quindi anche questa, diciamo, questa cosa qui. E chiaramente mi ha dato una grandissima soddisfazione. La casa editrice è contentissima che abbia fatto questo libro e sta avendo molto successo e, come diceva anche Luca Bini, anch'io sono in procinto di far uscire un secondo libro
e sarà in uscita ad ottobre, quindi un sequel di ciò che ho fatto. Perfetto, ci segniamo la data sicuramente allora. Chiaramente cucinare con la birra, quella che resta, perché tanta quella che resta data... perché la cosa bella bisogno di bere prima. La cosa allora... bella è che facendo cotture a bassa temperatura e molto lunghe bisogna prendere dei bei fusti, quindi perfetto. Cioè, praticamente diventi un alcolizzato cronico se vuoi fare barbecue. Esatto. Perfetto. Come vedete, Luca si trova all'interno di una cucina, vero? Esattamente, questa è la cucina di quando noi facciamo le famose sagre dalle nostre parti, bene o male, in teoria per colpa del Covid quest'anno e l'anno scorso non siamo riusciti a portarlo in atto, però visto che siamo in diretta e stiamo parlando della cucina e della sagra, posso garantire che quest'altro anno, norme Covid permettendo, e questo lo stiamo sperando tutti, e qua verrà fatta la prima sagra di barbecue in Italia, quindi cercheremo di portarla aperta a tutti, con concerti e tutto quello che potrà essere, piatti unici, panini per i bambini, panini per adulti, quindi mega giganti, ci saranno le sfide nei due weekend del super panino che riesce a mangiare il super paninazzo di mia creazione, quindi cercheremo di creare non la solita sagra adatta, diciamo, alla persona anziana come così viene di solito messa giù, ma per i giovani proprio, quindi studiata apposta con uno stile di cucina prettamente nuovo e diverso alla portata di tutti, insomma. Guarda, mi chiedono dove, a sto punto Sì, a 12 Morelli in provincia di Ferrara. Provincia di Ferrara, io non sono lontanissimo, quindi sicuramente me lo farò un giretto. Sarà sicuramente nel periodo estivo, ancora dobbiamo scegliere quale sarà il periodo, anche perché adesso è abbastanza prematuro. Certo, vabbè, intanto infatti dobbiamo vedere come si evolve la situazione. Allora, entriamo nel vivo, insomma. Dicevamo che Luca è in cucina e c'è un motivo per cui è in cucina, vero? Certo, sì, assolutamente. E niente, questa sera praticamente così, proprio alla veloce, ho deciso di farvi un panino a modo mio, dove ha tutto un suo modo di vedere le cose, o perlomeno il mio modo di vedere le cose, che può essere apprezzato o meno apprezzato, ma sicuramente è studiato. Ecco, non è buttato giù alla CDC, come si può dire in gergo. Okay, non avevo anche perché dovrai spiegarci le motivazioni di questi abbinamenti, visto che proprio andiamo a cercare di capire come abbinare le cose all'interno dell'hamburger ed evitare di fare, insomma, quelle pile giganti che, lo ammetto, qui non posso vederle tantissimo, dove ci va un po' tutto dentro e poi non si capisce più tanto bene... Allora, diciamo che prima di vedere il piatto, come andarlo a finire, che poi diciamo che io sono qua dalle 5 a preparare tutto, ed è prettamente quasi tutto pronto. Noi andremo a fare la cottura dell'hamburger e così andremo a vedere in diretta tutti insieme qual è il metodo migliore per mantenerlo umido, per farlo. Mi sarebbe piaciuto poterlo fare in griglia qui all'esterno, ma visto che stanno facendo dei lavori qua proprio nella sagra, fuori la tettoia che sfruttavamo con le carbonelle e quant'altro non esiste, e visto l'imminente temporale dobbiamo per forza fare tutto a padella, quindi non c'è stata alternativa di poter mettere le griglie fuori, quindi questo è un perdono che chiedo che non sarà a tutti, meno buono. Esatto, a tutti gli amici, però bene o male quello che ho potuto fare l'ho fatto con piacere, ecco, insomma. Beh, allora, intanto che tu, non so, vuoi cominciare a prepararti qualcosa, non so, come si organizza? No, guarda, io sono già praticamente pronto. Io basta che giro lo schermo e comincio a farvi vedere, mi faccio aiutare dal grande amico Alessio Lipparini, detto Lippa, che voi conoscete. Grande Lippa! E qua dietro le quinte, insieme al proprietario anche della Michele Malaguti della Sagra, e un'amica che ci fa compagnia. Siamo qua in quattro a divertirci, insomma, bene o male questa serata qua, e poi dopo ovviamente a telecamere spente ci andremo a spiluccare tutto quello che abbiamo fatto, insomma. Mi pare giusto. Allora, intanto faccio una domanda a Daniele, perché visto che continua a bere non vorrei arrivasse alla prossima domanda che poi... Esatto, io sto già abbinando nel frattempo. Esatto, allora cominciamo, intanto che Luca comincia un attimo a organizzarsi il lavoro, cominciamo un attimo a vedere, insomma, come facciamo a scegliere una birra, un vino, da cosa... Allora, io faccio, lo dico qua davanti a tutti, faccio coming out,
non sono sei un grandissimo astemio, no. Allora, non sono astemio, ma ci vado vicino, non sono un grandissimo bevitore, quindi lo dico qui davanti a tutti ufficialmente e mi beccherò le conseguenze. Quindi non saprei proprio da dove cominciare per poter scegliere la bevanda giusta da accompagnare a un bel hamburger. Per questo ci sei tu, che ne capisci allora, sicuramente molto, molto, molto più di me. Innanzitutto a me piace sia la birra sia il vino, quindi indipendentemente da entrambe le bevande, comunque varia anche la questione in base a come ti senti in quella giornata, se hai voglia di bere una birra, se hai voglia di bere un vino. Come scegliere uno, come scegliere un l'altro? Parliamo di birra. La birra comunque è un gusto molto soggettivo, a differenza per esempio del vino, che comunque ha una tendenza piuttosto più vinosa e dolciastra. La birra comunque può avere anche delle sfumature acide, molto, molto amare, quindi va molto anche a sensazione gustativa personale. E chiaramente poi, come nel vino anche nella birra, ci sono delle regole per abbinare un piatto in cui vai a scomporre, diciamo, le caratteristiche del piatto. Per esempio Luca, se non sbaglio, questa sera fa un hamburger, quindi ci sarà sicuramente pane e svizzera o patty di manzo. Poi che non c'è il patty di manzo? No, c'è il patty di pollo. È un patty di pollo, ok. Quindi andiamo, io farei anche già un esempio appunto su quello che sta cucinando Luca. Quindi c'è il pane è comunque farinaceo, tendenza dolce. Il contrasto, se andiamo a abbinare qualcosa che sia più tendente all'opposto, quindi un tendente sapido o amarognolo. Poi pollo o manzo, comunque le carni in generale, anche quelli hanno comunque succulenza, e lui l'ha detto che ci farà vedere come tenere succulenta e umida la carne, ha detto. E quindi ci sarà. Un po' più difficile. Il pollo è anche molto più difficile. Poi appunto abbiamo sempre una tendenza dolce, quindi anche lì andiamo a contrastare sempre questa tendenza dolce con un amarognolo. La succulenza solitamente si va a contrastare per esempio con un grado alcolico, perché l'alcol va ad asciugare le papille gustative. E poi ci sono altri fattori, sicuramente nel barbecue utilizziamo tante spezie, quindi aromi, e quindi andiamo a contrastare, anzi in questo caso in concordanza, a bilanciare un piatto aromatico con una birra o un vino aromatico. E poi abbiamo le verdure e quant'altro, le salse, e dopo lo analizzeremo. Quindi diciamo, andando a costruire questo schema, che se voglio una birra amara, voglio una birra con una tendenza, con un certo grado alcolico, che sia aromatica, vado a decidere un po' in base agli stili che esistono. Bisogna avere anche un pochino di cultura per capire appunto quale birra, e un po' di storia, diciamo, storia di bevute, intendo, perché ci vuole allenamento per fare queste cose. Quindi memoria di quello che hai già bevuto, e quindi sapere cosa andare a abbinare. Hamburger e rossa DM, sinceramente non so neanche cosa voglia dire tutta la vita. La mia cultura birra è proprio, quindi... Bene, allora... E rossa? Speriamo che non sia la... No, no, vabbè, non si possono dire nomi. No, DM, che non sia la Moretti. Non ne frega niente proprio, possiamo fare quello che vogliamo, il canale è mio, facciamo tutto quello che ci pare. Facciamo tutto, quale denuncia le mandiamo a te. Allora, Domenico. Allora, visto che dobbiamo abbinarci qualcosa in base anche a come l'hamburger, andiamo a scoprire insomma cosa ha preparato Luca, cosa ci preparerà. Già, ok, allora adesso cerco di spiegarvi intanto quello che ho fatto tutto teoricamente, in modo che quando poi andiamo a vedere composizione, cottura e quant'altro, sapete già qual è stato il percorso, ok? Vai. Ok, allora intanto il nome del panino non c'è,
perché comunque a me difficilmente piace dare dei nomi, però ricordiamo che è un panino alla quale io comunque ho chiamato hamburger Marrakesh, perché assolutamente è in stile marocchino, ok? Diamo un'idea, non c'è un bel nome, un'idea, eh? No, beh, vabbè, ma a me piace comunque, io sono un cultore di tutta la cucina del mondo e non solo quella prettamente italiana, nonostante noi in Italia siamo uno dei migliori paesi dove la cucina ne ha da vendere per tutti. Comunque mi piacciono i gusti, i sapori e le tecniche che ci sono anche nel resto del mondo. Quindi perché non poter variare una sera a casa con amici, con la propria famiglia, per proprio figlio, per chiunque uno desidera, cercare di fare qualche cosa con abbinamenti non convenzionali, ecco, diciamo. Insomma. Bene. Quindi la struttura dell'hamburger praticamente è basata proprio anche su quello che viene mangiato in questi stati, no? Ok? In questo caso il Marocco, volendo. Gli abbinamenti sono studiati in modo che il suo contorno ne sia un'esaltazione alla fine del panino. E adesso vado a spiegarvi che cosa. Io ho fatto un patty di pollo, che ovviamente adesso sto tenendo in frigo perché rimanga ben compattato, ok? Patty di pollo, dove comunque il petto di pollo è stato pulito, prelevato di tutti i suoi nervetti, di tutte le sue cuticole, di tutto quello che sono le pellicine, chiamatele come cavolo vi pare, è stato tutto pulito, è stato messo a marinare, ok, con un pochino di succo di limone e un pochino di olio, ed è lasciato mettere poi dopo 2 o 3 ore a colino in frigo, in modo che perda poi comunque quella poco di parte grassa che mi permette di legare poi l'hamburger. È stato tutto tagliato a coltello, passato poi comunque al macina carne, ed è stato trasformato mettendo un mix di spezie all'interno prettamente di gusti marocchini, cioè quindi dal cumino, la paprika, le scaglie di peperoncino, il sale, il pepe, ok? Tanto per rendervi l'idea. È stato impastato, preparato con la pressa d'hamburger, messo nelle sue pellicoline, che dopo poi vi faccio vedere, e messo in frigorifero a riposare. Quindi già il pollo ha marinato di per sé stesso. Ho creato un patty da un gusto che comunque, nonostante sia pollo, ha un'idea comunque già marocchina, per rendere l'idea, e quello è la prima fase. Poi che cosa ho sfruttato? Che cosa si mangia in quelle zone? Sicuramente tutti i vari cereali, come i frutti secchi, dalle mandorle, nocciole e quant'altro. Quindi risfrutto i miei panini, che con tutta sincerità sono quelli che avevo in freezer, me li sono scongelati e li ho usati, quelli che ho usato poco tempo fa che ho pubblicato, sono tutti quelli fatti con i cereali, multicereali all'interno, e quasi di farina integrale, che sicuramente col pollo vanno a dare quella parte croccante dentro che comunque al piatto manca, ok? Quindi avremo quella sorta di crunch nel pane che ci aiuterà comunque ad avere una sensazione al palato un attimo differente al solito molliccio, tutto molliccio, ok? E anche il pane è andato. Il panino viene composto molto semplice, dove viene usata una scamorza affumicata poi alla fine, sopra all'hamburger, delle zucchine precedentemente messe a marinare con la curcuma, quindi sono delle zucchine grigliate alla curcuma, che ricorda molto questa specie nel paese in cui viene fatto. Una semplice fetta di pomodoro, cuore di bue normale, lasciata crudo per dare una nota di acidità all'interno del piatto. In più volevo la spiccata differenza di gusti e di prepotenza alla bocca usando una salsa che è precisamente marocchina, che è la rissa, ok? Quindi avremo questa cosa un po' spinta all'interno del panino, ma il gioco, le persone cominceranno a pensare, sarà pesante, che comunque la rissa è veramente pesante da poter mangiare. Ovvio che andremo ad usarla nei giusti modi, ma mangiandoci il contorno in mezzo, che saranno semplicemente peperoni rossi e gialli con le albicocche, io vado a dare una parte zuccherina e molto dolce al panino, in modo che tutto venga poi bilanciato quando viene mangiato assieme. Ecco che abbiamo trovato un contorno non convenzionale, sfruttando una tecnica di cucina e dei gusti di cucina che non sono prettamente italiani, ma che comunque in abbinato insieme poi sicuramente faranno la loro, se me la permetti tra virgolette, porca figura. Te lo permetto, e sinceramente sono curiosissimo di vedere il risultato finale. Daniele ha elencato una serie di ingredienti, uno più complicato dell'altro, forse l'abbinato. Uno più complicato dell'altro, esatto. Quindi, però si prepara, tu cominci a pensare un attimo come abbinare poi da bere qui, perché tra contorno, esatto. Con la pesca e i peperoni, tra l'hamburger pieno di spezie, la rissa, insomma.
un po' di arisa, un po' di piccante, un po' di curcuma e le verdurine, il pollo. Quanto è alto questo hamburger? Ne metteremo, ovviamente ne metteremo due pasti da 170 grammi l'uno all'interno del panino. Quindi il panino sarà abbastanza sostanzioso, bello alto, ma comunque se uno ci pensa veramente bene, è bilanciato anche per quanto riguarda tutta la parte nutrizionale. Abbiamo delle spezie che fanno bene al nostro organismo. Abbiamo già la piccola parte piccante della riso che comunque fa bene a tutto quello che riguarda la circolazione del sangue. Abbiamo un buon apparato proteico perché alla fine l'hamburger e il patty, perché venga tenuto tutto collegato, è stato amalgamato insieme all'albume d'uovo, quindi un'ulteriore proteina pulita che l'organismo trova nell'essere umano la cosa più veloce come riguardo di proteine assimilabile, no? Quindi in teoria è un piatto completo ricco di quindi verdure, fibre, carboidrati, proteine e tutto, ok? Quindi in teoria è un piatto che sostanzialmente, compreso il contorno, a livello nutrizionale è completo. Cioè l'hamburger perfetto, buono e fa pure bene. Beh, secondo me sì, poi dopo è ovvio che è sempre un hamburger e c'è sempre una vagonata di roba da mangiare, quindi dipende sempre quando uno se ne mangia. Noi chiaramente ci abbineremo una birra che è integrativa, contiene le vitamine, i sali minerali, quindi anche quella sarà salutare, mi raccomando. Perfetto, allora, è tutto salutare. Alla fine di questa diretta scopriremo che mangiare hamburger e bere birra è la cosa più salutare del mondo. È la cosa più salutare del mondo. Assolutamente, assolutamente. No. Non è detto che fare barbecue e fare griglia vuol dire solo diventare dei panzoni di merda. Ah, diciamo, no, quello tutto, sicuramente. Quello sicuramente. Non so che ne pensano le persone. Qualche commentino magari su questo fatto. Chi è che mangia, non lo so, hamburger e birra e dice ah, finalmente ho mangiato salutare questa settimana? Vediamo. Nessuno lo dice, però se ci siete... No. Si va fuori convenzionalmente dai canoni che uno crede che siano solo esclusivamente questo mondo di cucine, si può benissimo fare tante preparazioni che allo stesso tempo sono salutari comunque. Sono pienamente d'accordo. Luca, comincia a mostrarci insomma come... Va bene, allora adesso io chiamo il mio amico Alessio Liparini che mi farà da cameraman, giro la camera e vi mostro quello che sto facendo. Io intanto vi parlo. Ovviamente io non vi vedrò più perché avrò le mani impegnate a quant'altro, sarà lì con la regia. Se hai bisogno che dica qualche cosa me lo dici, perché io da questo momento non vi vedo più. Okay? Perfetto, lo dico io. Alessandro Bergamini dice, Luca può confermare. Cosa? La domanda che io dice, mangio un hamburger, forse una birra e poi ho mangiato salutare, dice che puoi confermare tu che è così. Ah beh, per forza, un hamburger è sicuramente un hamburger di qualità. Dove è stato fatto in griglia e non è stato fatto in padella, dove le parti grasse comunque si sciolgono e vanno a disperdere, mentre l'umidità viene data da una vaporizzazione, non so, per esempio di liquidi come faremo noi, che è un misto di limone e acqua, comunque in uno spruzzino andremo a dare comunque umidità alla carne, ma andremo a fargli perdere quella maggior parte grassa che c'è, e quindi assolutamente è più dietetico quello che è fatto in padella, dove invece di cuocere, frigge. Okay. Perfetto, comincia pure. Ok, allora Alessio, Dui, vieni qua. Allora, giro la camera, Vai, vai. Ok, adesso vedete la camera. Adesso do le redini. Oh, aspetta che intanto vi saluta. Ciao, Lepa. L'uomo alla camera. Bentallo. Allora. Allora, vediamo qua. Aspetta. Allora, questi sono i nostri patty di hamburger, ovviamente nelle pellicoline come avevamo detto prima. Io ho già messo a scaldare. Per un attimo ci parlo. Cosa c'è? Io devo vedere così piccolo. Sì, tu devi vedere così piccolo. Minchia. Va bene. Quindi nascosto dalle più piccole. Vedete che il patty è rimasto bello, vedete che il patty è rimasto bello compatto, comunque è stato in frigorifero. Ed è bello speziato con quello che vi avevo detto prima, e le sue spezie sono esattamente questa miscela qua che io comunque ho preparato prima, un misto di cumino, paprika, scaglie di peperoncino, sale, pepe, ok, tutta una robina del genere, ok? Quindi cosa facciamo per procedere alla cottura? Intanto tolgo le prime cuticole ai quattro hamburger, ovviamente noi qua siamo in un pochino a mangiare, ma facciamo comunque schifo perché facciamo dieta, in quattro a mangiare due panini è relativamente vergognoso,
però facciamo quello che si può, no? Vabbè, li sorteggiate alla fine, dai. Esatto, li sorteggiamo. Quindi io cosa faccio adesso? Non faccio altro che mettere un filo di olio all'interno della padella, sicuramente, perché noi vorremmo comunque che la parte esterna si croccantisi dei nostri hamburger, giustamente. Abbiamo anche la musica. Abbiamo anche la musica, che cosa volete di più? L'ho messa io che sono nel locale, qua siamo sotto spatacchi. Eh beh, se non sono ti spatacchi senza musica non ti spatacchi, no? Anzi, mi ricollego a quello di prima. Tu sei di Verona, giusto, Domenico? Fatto un saltino a Ferrara, poi fatto un saltino a Cesenatico, venite a trovare anche me. Ma prima o poi devo venire anche io, Daniele, non ci sono ancora riuscito a venire a trovarti. La prima volta che io me lo sono segnato, perché i posti che voglio visitare me li segno, e nell'elenco c'è anche chiaramente quel posticino lì. La prima volta che sicuramente. Ti aspetto. Guarda. Ok, io, allora non so se sentite i rumori, non so se sentite i rumori della padella dove l'hamburger sta comunque cominciando a cucinare, no? Sta inquadrando sempre lì e non avere problemi. Ok, posto. Ok, i nostri hamburger viaggiano tranquillamente e cominciano a fare la loro prima reazione di Maillard. Sono freddi ed ovviamente noi stiamo parlando di che tipo di cottura? Ovviamente a padella, quindi un altro mondo rispetto a quello che sono le griglie. Ovviamente l'interno è freddo e ovviamente dobbiamo considerare che non è manco, ma è pollo e va portato comunque a una temperatura ideale perché il pollo sia cotto. Se avessimo il petto di pollo, perché questo in caso quello che abbiamo usato macinato, sarebbero i canonici 74 gradi, no? Perfetto, quindi noi dovremmo avere comunque una buona cottura dove il pollo sarà cotto per forza fino al cuore, ma dovrò avere comunque un'umidità all'interno e qua ci verrà in aiuto il nostro amico spruzzino, dove c'è una miscela di acqua e succo di limone e il coperchio della padella che una volta comunque ottenute le reazioni di Maillard al suo interno permetterà che il vapore, oltre a mantenere umido, aumenterà il volume della camera di cottura, perché una volta chiusa col coperchio diventerà, anche se una padella ha una cottura a sé stante, cioè quindi una sua piccola nicchia, e permetterà che comunque l'hamburger cuocia, crei reazione di Maillard prima per poi essere umido all'interno. Ti sono spiegato? Perfettamente. Faccio anche una domanda a Luca, visto che appunto c'è stato un problema tecnico che non si è potuto cucinare all'esterno perché piove e quindi lo stiamo facendo con una padella, con un coperchio, quindi come se fosse un barbecue. Qualora questo hamburger tu lo avessi fatto sul barbecue, lo avresti fatto dentro la padella in ghisa o sulla griglia? Avrei sfruttato come reazione di Maillard subito le griglie di ghisa per poi sfruttare una paletta del genere in modo di non rovinare l'hamburger e l'avrei messo poi all'interno di una padella di ghisa chiudendolo ovviamente col coperchio del nostro barbecue e vaporizzando all'interno della padella, che ci sia il coperchio, che ci sia comunque cioè coperchio intendo coperchio questo, quello, o che ci sia oppure... coperchio del barbecue, comunque la vaporizzazione rimane all'interno. Perfetto, perfetto. Era così perché appunto, visto che parliamo anche di barbecue, almeno appunto esatto. Vediamo qual è. A me dispiace infatti, come avevo detto all'inizio, che non si poteva usare le griglie, però bene o male vi sto facendo vedere comunque chi nel caso o capitano comunque delle serate non c'è la possibilità di avere il posto di grigliare all'aria aperta perché sta piovendo, perché sta venendo giù l'ira di Dio, perché tutte le scuse possibili e immaginabili, riusciamo a creare certi effetti anche con la padella. Quindi secondo me è bello capire anche questo di concetto. Esatto, esatto. E oltretutto, diciamo, con la padella andiamo a perdere un attimino quell'aroma di carbone, qualora avessimo utilizzato un barbecue al carbone, che anche a livello di abbinamenti comunque va a incidere, anche se questo è già un bellissimo piatto, bello complesso, con un sacco di speziature, eccetera, avremo avuto quella nota aggiuntiva. Assolutamente, però per quanto mi riguarda me, quando parliamo di carbone, secondo me è una questione che io ho provato su me stesso, poi forse il mio palato fa schifo, poi forse non lo so, però comunque quello che dà questo gusto
carbonelle e quant'altro, è o ci mettiamo della legna, e cioè quindi prima sta creando un aroma perché la legna parte da legna e non è già una legna bruciata, e a passare a un gas, per esempio, come in questo caso la padella, a me non mi cambia assolutamente una beata minchia, e ve lo posso proprio garantire, per quanto mi riguarda, semplicemente perché la vaporizzazione dei succhi, delle carni che stanno cadendo, fanno lo stesso effetto su un carbone, su una piastra rovente e o direttamente su una spartifiamma di un barbecue a gas. Non c'è una grossa alternativa. Se invece parliamo legne o diamo un'aromatizzazione con dei legni per affumicatura, allora stiamo parlando di un altro mondo, no? Qui il concetto è comunque quello di un hamburger, quindi ottenere una reazione di Maillard, quindi una caramellizzazione degli zuccheri della carne stessa, per poi arrivare a questo gusto di sbruciacchiatino, chiamiamolo come vogliamo noi, ma che è il concetto di avere comunque la reazione di Maillard, cioè quindi una caramellizzazione degli zuccheri, come questa qua, che è quella che io voglio, che abbia bella croccante fuori, un simil quasi bruciato, perché voglio che abbia un bel gusto che ricorda comunque la carbonella, che non è bruciato, ricordiamo che il nero è bruciato. Questa è una caramellizzazione fatta veramente bene. E come vedete, non ho bisogno di dover girare più volte l'hamburger. Adesso aspetto una Maillard dalla parte opposta. Poi andremo a mettere le fettine di scamorza sopra e andremo a dare quella vaporizzazione all'interno della padella, chiudendo poi il coperchio, per poi permettere sia la scamorza di potersi fondere e secondo di finire la cottura all'interno dell'hamburger, perché comunque, come voi vedete bene, oramai ho già passato oltre la metà della cottura, giusto? Quindi non ho bisogno di stare qua dentro per tanto altro molto tempo. Benissimo. Perfetto. Intanto che l'hamburger si prepara lì da solo, cuoce, reazione di Maillard e tutto il resto. Daniele. Ok, intanto che parla Daniele, voi parlate, che io intanto vi faccio vedere un attimo il contornino al volo, che è questo qua, che adesso metto a riscaldare anche lui, così sarà tutto bello pronto. Ci spieghi quello che sono peperoni? Questi qui sono, sono peperoni e albicocche, dove le albicocche sono state marinate. Albicocche sono state prese, marinate nel rum, normalmente, per dare una nota comunque alcolica, come il discorso che faceva prima Daniele. Sono state a marinare circa una 40-45 minuti, lasciate un attimo a scolare, passate in padella fiamma viva, in modo che l'alcol vaporizzi e crei proprio una fiamma, quindi anche una sorta di reazione di caramellizzazione degli zuccheri dello stesso frutto. Mentre i peperoni sono stati cotti a parte in una padella grigliata, la classica bistecchiera, semplicemente con olio e sale, semplicemente poi uniti, chiusi, in modo che ognuno abbia un gusto distinto. E poi messi insieme, insomma, il contrasto è molto interessante. Allora, Daniele, comincia a delinearsi un attimo il gusto, un bello scenario e dei contorni. Abbiamo aggiunto, non lo sapevamo ancora, pure il rum. Qui praticamente stasera arriviamo che cominciamo a dare i numeri a fine serata. Tra i numeri. Naturalmente questo è un hamburger che il pollo solitamente chi lo cucina sempre, diciamo, in una tecnica molto molto light: prende il pollo, lo mette sulla piastra, lo mette sulla ghisa, lo mette sulla griglia, e quindi molte persone il pollo non lo aromatizzano come questo hamburger. Se dobbiamo invece parlare di abbinamenti con questo hamburger, che sembra un hamburger semplice ma invece al palato è veramente molto molto complesso e ha una marea di sfumature tra la Maillard, la dolcezza della Maillard, la dolcezza della carne, la succulenza, la speziatura, la dolcezza del peperone, la dolcezza dell'albicocca, ce n'è insomma. Complesso, sì. Molto complesso. Io ho già una birra con cui abbinerei, è una birra italiana, è un birrificio anche molto popolare, molto famoso in Italia, possiamo fare nomi, con questo hamburger io ci abbinerei tutta la vita una birra del birrificio Baladin, anche se diciamo un birrificio ormai veramente molto molto grande, ma io ho nel cuore... Dani, posso fermarti un attimo che vi faccio vedere la vaporizzazione, che secondo me vai pure. È da lì.
Ok, allora quello che andiamo a fare adesso è questo. Quindi andare a mettere una doppia fetta di scamorza per comunque avere un buon contrasto, e qui andremo a prendere quella nota di affumicato che, visto che il barbecue non ce l'abbiamo, la scamorza affumicata ci va a aiutare a fare questo lavoro. E questo è quello che dovremo andare a fare, semplicemente. Ok? Perfetto. Ottimo. Questo è quello che abbiamo fatto. Il vapore che si crea aiuta a sciogliere la scamorza e il formaggio. Assolutamente. Mi comincia a mantenere l'umidità all'interno, non si asciugherà e il formaggio sicuramente farà prima fondere. Daniele, dicevamo. Daniele. No, oltretutto a questo hamburger ha utilizzato anche il formaggio, quindi andiamo ad aggiungere anche una nota di grassezza, perché comunque il formaggio dà questa sensazione di grassezza al palato. La birra che io abbinerei a questo hamburger è la Nora di Baladén, che è una birra che a me piace moltissimo, e è una birra per esempio al Kamut. Luca, quando ha presentato il suo hamburger, l'ha presentato come un hamburger italiano, ma con un occhio verso l'Oriente, quindi verso il Marocco, quindi spezie, curcuma, harissa, quindi tutte note marocchine. La Nora, per concordanza, è una birra con grano di Kamut, quindi non ha un vero e proprio stile come birra, è una birra ad alta fermentazione. Ha questo grano corassano, il famoso Kamut che noi utilizziamo come altro tipologia di malto, e in più utilizza anche molte spezie. Questo è un hamburger speziato, quindi ce la vedo proprio perfetta, perché ha delle spezie che ricordano lo zenzero, floreale, e c'è la mirra chi non la conosce tranne per i remagi, è una resina che ha una nota molto orientale. Ani, ci fermo quindi un'altra volta, perché io sono già arrivato a cottura. Quindi, ovviamente, io adesso spengo, mi fermo. Come vedete, il formaggio si è fuso bene, se vi fai vedere. Vedete com'è bello fuso? L'umidità ci ha aiutato. Sicuramente l'hamburger è cotto, e quindi adesso ne andiamo a montare uno. Il concetto che vi stavo parlando prima è questo qua. Io parto direttamente. Ti fermo un attimo. Come vai a montare l'hamburger? C'è un motivo per cui metti, non lo so, sotto le zucchine, sopra un altro ingrediente? Sì, assolutamente sì. Allora, la composizione del panino, adesso do modo alle persone di capire secondo loro perché lo faccio così. Poi dopo ve lo spiego, ok? Lo sappiamo tutti che sarà una big fail. Zucchine grigliate. Esatto, infatti di pollo è stato prima marinato, poi con la scamorza affumicata, pomodoro fresco, non c'è da stupirsi se vanno male. Sketches presenta Archbit. Archbit distribuisce pressione sull'arco barbare offrendo comfort a un unico passo, lavabili in lavatrice disponibili per uomo e donna. Archbit, il secondo patti, esatto, abbiamo la musica che ci sta bene, la musica che è di sottofondo, la faccia della rissa. Vabbè, una cosa o si fa bene o non si fa, dai, così bella tosta. Esatto. Bello anche il panino, il pane, il burger pan, ne abbiamo parlato l'altra volta. Il contorno. E poi è vero che c'è la rissa che piccante, ma c'è il pomodoro fresco pure, insomma, che dà freschezza quando uno va al morso. Il formaggio anche va diciamo un po' a spegnere la nota grasso. Piccante. Esatto, Daniele ha proprio detto un'altra cosa giusta. Lì i latticini fermano tutte le parti ovviamente piccanti della rissa. Comunque questo è il nostro panino. Finito così. Allora, visivamente direi che è bellissimo. Vorrei chiaramente assaggiarlo. Prima o poi dobbiamo passare a vedere se è davvero è come sembra, no? Io parto adesso, sono in partenza, vado su a Ferrara.
Quanto ci metto? Hanno solo due di panini in quattro. Ah, una cosa, perché mi stavo lavando le mani, mi sono dimenticato di mettere una nota fresca che è del prezzemolo tritato, oltre a dare del colore sicuramente dà un tono di freschezza. Quindi c'è, allora, il motivo per cui l'hai montato in questo modo, cioè abbiamo visto che sotto hai messo le zucchine, no? Poi non hai messo i due patti vicini, ma in mezzo ai patti gli hai messo il pomodoro, quindi già il morso, poi la complessità, il morso è completo, non ci sono... Esatto, ma perché io sono partito... Perché io sono partito mettendo prima la zucchina con la curcuma? Perché ovviamente la nostra bocca è fatta in un modo e non è che ognuno ce l'ha diverso. La lingua ce l'abbiamo con le papille gustative sempre di sotto. Quindi, prima cosa, intanto la zucchina, come avete visto, era fredda. Seconda cosa, va a smorzare quindi il calore del patty, che andrebbe a bruciare momentaneamente, chiamiamolo bruciare tra virgolette, per dare l'effetto di quello che io vi voglio spiegare. In più, che cosa fa? Sicuramente la curcuma ha un sapore molto delicato che dovrebbe essere la prima delle papille gustative ad essere percepita, per poi andare a prendere in considerazione quello che sarà l'hamburger, che avrà un'altra ulteriore spezie che arriveranno successivamente dopo e che si amalgameranno con il formaggio e la rissa per cercare comunque di limitare quello che è il grado di piccantezza della stessa. Così via dicendo, il secondo piano, perché comunque se fosse stato un piccolo patty solo di pollo sarebbe stato più tutto quello che sarebbe la parte di carboidrati del pane che quello che sarebbe tutto il resto. Ovviamente se ogni morso andremo a prendere una fettina di peperoni, una forchettata di peperoni e una forchettata di albicocche così passate al rum, sicuramente avremo un concetto in bocca totalmente equilibrato, dove quindi il contorno in questo caso la fa da la padrone. Non è come un hamburger che è completo da solo e la patatina fritta è un'aggiuntiva semplicemente per sazietà. Qui in questo caso qui il panino viene visto come un piatto completo, cioè completo di contorno. Non so se mi sono spiegato. È stato chiarissimo. È stato chiarissimo, è un abbinamento. Il contorno mi è piaciuto un sacco, con questa cosa dell'albicocca al rum sicuramente lo replicherò. Poi chiaramente abbiamo visto che il morso quindi dà un crescendo in bocca, partendo dai sapori più delicati fino a crescere e arrivare a quelli più forti che vanno a riempire la bocca. Abbiamo visto pertanto i sensi negli abbinamenti, quindi la rissa che viene contrastata dai latticini, il grasso insomma della scamorza, le spezie che sono bilanciate, la dolcezza anche della zucchina. Esatto. E il contorno, che è vero che c'è il peperone, però il peperone è dolce pure, no? Insieme all'albicocca. Io direi che gli abbinamenti sono davvero, davvero... Io chiedo perdono a Daniele, ma io sono l'amorezza e adesso succede, perché parlo troppo. Aspetta, che bene, vediamo se va bene prima. Daniele, ci sta quella... No, direi che no, andrebbe bene per sfumare quella. Sì, vabbè, sono pienamente d'accordo, ma in questo momento noi avevamo questo. Adesso però mi posso mandare un cartone di birra da Daniele a casa, così faccio prima. Esatto, quando la sete tanta va bene anche quella. Comunque, esatto, io sapevo già che hamburger faceva Luca, e quindi ho abbinato questa birra dal colore oro piuttosto, con riflessi piuttosto aromati, che è la birra che vi stavo spiegando prima. Non è il bicchiere ideale, questo è un calice classico, calice tedesco, sarebbe diciamo meglio avere un calice a tulipano, quindi che faccia sprigionare meglio gli aromi, però appunto questa birra con l'hamburger di Luca ci sta da benissimo, da Dio, perché appunto ha al naso delle note floreali, fruttate, leggermente legnose e speziate, come vi dicevo prima. Scusate, per questo cellulare che è fuori sotto carica, la batteria è andata a ramengo, come si dice dalle nostre parti, devo guardare se metterlo sotto carico o meno. Quindi note finali che ricordano appunto la mirra, l'incenso, il palato ha un gusto molto maltato e ha una dolcezza che va benissimo in concordanza con il panino di Luca, perché anche quel panino di Luca appunto col peperone, l'albicocca, sono molte note dolciastre. Il finale di questa birra però è anche speziato, fresco, quindi fresco si intende con una buona acidità che serve appunto
per asciugare il palato, pulire il palato, sgrassare e farti dare anche un altro morso al panino tra un sorso di birra e un morso di panino e delle note di zenzero e agrumate, quindi è l'abbinamento giusto. Di solito questa birra la consigliano appunto con piatti speziati come couscous, carne di pollo e pesce, quindi con il panino di Luca per me è l'abbinamento che è la morte sua. Beh, secondo me Daniele si è beccato in pieno. Sì, no, ma da quello che ha detto, io non conosco la birra, ma io il birra in generale, come ho detto già... Ti faremo diventare un bevitore di birra anche a te. Bisogna crescere anche a te la pantola, la famosa tartaruga da tavola. Quella c'è, la tartaruga da tavola c'è sicuramente. Daniele, la curiosità, volendo invece abbinare un vino, ci sta qualcosa del... Nei vini anche qui dobbiamo andare su qualcosa di molto aromatico, magari dirò magari qualcosa di molto scontato, ma in questo caso, avendo appunto sempre sentori di frutta, albicocca, robe del genere, non ci starebbe male un Gewürztraminer, magari anche francese d'Alsazia, che sono molto aromatici, hanno un finale molto... morbido ma anche fresco, molto fresco, lo vedo molto bene per esempio un vino aromatico del genere. Cosa ne dici, Luca? Sono d'accordo anche io, un vino con l'hamburger ci sta bene, di solito uno è abituato insomma a prendere la birra, ma ci sta bene anche un vino, è come il famoso abbinamento pizza birra, ci sta anche lì vino e pizza, ci sta la grande, dipende sempre dagli ingredienti che ci metti sopra o che metti dentro l'hamburger. Esatto, è tutta una questione di abbinamenti, sempre, come anche questo panino qua, è molto complesso da capire, ma il morso è semplice da comprendere. Di abbinamenti e di equilibri aggiungerei, perché se no... Esatto, poi... assolutamente. Luca, ci mostri l'hamburger di nuovo? Se l'hai magnato, Lippa, esci da... Allora, ascolta, fai una bella foto, dopo prima di mangiarlo te la faccio, te la do, la mettiamo, la pubblico io sui social, poi così almeno ce lo ricordiamo in foto noi l'hamburger, vero Daniele? Certo, te la faccio, esatto, subito dopo, esatto. La foto. A noi è venuta, allora, fame comunque, guarda, fatto un odorino che la fame penso che ci è venuta più a noi, anche perché è ora, direi. Quindi guardate, io allora intanto Luca mi hai stupito veramente con l'hamburger, innanzitutto col patty di pollo perché non me l'aspettavo, come anche col contorno, sinceramente mi aspettavo qualcosa di un po' più, non so, tra virgolette classico, non lo so, una cosa fritta, sai tante volte con l'hamburger si abbinano queste cose qui. Guarda, però il mondo dei contorni è un mondo un po' particolare perché dipende come tu vedi il contorno, in questo caso qua io ti ho fatto un'eccezione, infatti ti ho fatto... L'esempio prima, quando si va in una paninoteca, in una hamburgeria o in quant'altro, il contorno è un qualcosa che serve, diciamo, a riempire la panza perché il panino non è sufficiente. Quindi di solito vengono buttate dentro quello che sono le classiche patate, buccia, meno buccia e tutto e quant'altro. In questo caso qui, come tu hai notato, io ti ho spiegato che se non ci fosse il contorno, il panino non sarebbe bilanciato. Quindi è parte portante di tutto il piatto. Quindi si possono creare tutti i contorni possibili e immaginabili in base a quello che fa l'idea e al creatore del panino e con gli ingredienti che ci vai a mettere dentro. Tutto è aggiustabile e tutto ha un tiro in base a quello che tu scegli di fare, ok? Quindi un contorno può diventare parte portante di un piatto o semplicemente un contorno è un contorno perché lo vuoi mangiare a sé, nonostante il primo che tu mangi è un piatto equilibrato e completo dall'inizio. Okay. Ma io, come ti avevo detto, non avevo dubbi che non sarebbe stato assolutamente un piatto banale e non mi hai smentito, insomma. Grazie, Daniele, io non lo so, devo fare qualche corso accelerato poi sicuramente di birre e vini, anche con assaggi compresi, perché qua devo imparare tanto. Esatto. E poi non c'è solo la birra e il vino, perché c'è anche altro, se andiamo anche nel mondo dei distillati. Vabbè. A Luca lo vedo pensieroso, dice qua vorrei anche bere qualcosina,
ragazzi, bere qualche cosina qua, ce n'è da bere che vi stufo tutti, non vi faccio vedere i cartoni di birra che ci sono, perché dopo mi prende per il culo perché moretti. Ragazzi, io è passata quasi un'oretta, quindi il tempo, insomma, un'oretta insieme così a divertirci un tantino e a parlare un po' così in scioltezza, e vi ringrazio per la vostra disponibilità. Ma grazie a te, Domenico. Grazie, è stato un onore. È stato davvero un onore, un piacere avervi qui. Poi due persone esperte come voi, insomma, abbiamo fatto una chiacchierata semplice, ma con argomenti, insomma, trattati in maniera semplice, ma argomenti che possono essere utili a tutti quando vogliono fare, ok, l'hamburger, ma anche tanti altri piatti, per capire, insomma, gli abbinamenti dal punto di vista del piatto, che anche poi cosa abbinarci a livello di bevande, insomma, quindi birra, vino, come diceva lui, distillati. Io vi ringrazio ancora, vi saluto, aspetto la foto dell'hamburger, aspetto la giro. Aspetto, te la mando per Messenger, tranquillo. Sì. C'è, ti interrompo un attimo, che c'è Maria che chiede se invece il patty fosse stato di pesce spada, che contorno consiglieresti e ovviamente che birra e che vino ci starebbe. Beh, se il patty fosse stato di pesce sarebbe stato tutto un altro mondo, quindi dipende, sicuramente un qualcosa di molto più acido e non così dolce, sicuramente, quindi qualcosa che sicuramente ricorda anche gli agrumi. Io sinceramente con il pesce spada a me piace molto il carciofo grigliato, se parliamo di griglie, ovviamente agrumato, quindi con un buon limone, con non so, casomai all'interno anche qualche fiore di lavanda, aiuta tantissimo. Carciofo e lavanda per me è un abbinamento spaziale, quindi se parliamo di pesce possiamo sfruttare delle cose del genere, per dare una piccola idea al volo, veloce volante chiamiamolo. Beh, io non so, io non so chi avrebbe abbinato carciofo e lavanda, a me non mi sarebbe mai venuto. Quindi beh, tu devi provarlo e poi mi dici nella tua vita se tu hai mai assaggiato un abbinamento del genere. Buono. Me lo segno sicuramente. Poi, sul libro, che sarebbe birra e barbecue, suppongo, vero? Ogni ricetta, sì, è abbinata a una birra. Ah, ok. Ci sta, sì, una birra. Ogni ricetta. Una birra, libro dopo. Il libro effettivamente è davvero davvero interessante, come anche quello di Luca. Aspettiamo i nuovi libri, quindi intanto ci finiamo, esatto, questi, aspettiamo quelli nuovi. Io continuo ancora a ringraziarvi, grazie mille. Casomai, Luca, non lo so, se vuoi scriverla questa ricettina, la mettiamo sul blog quando hai tempo, che dici? Ma io te la scrivo tranquillamente, poi quando hai voglia di pubblicarla la puoi pubblicarla, non è una ricetta segreta di sicuro. Vabbè, tanto l'hai fatta vedere già. Fai delle belle foto però, non mettiamo, mi raccomando, servizio fotografico. Posso fare la foto mettendoti il ditone di dietro? Dai, io vi ringrazio, Daniele e Luca, grazie mille. Niente, grazie a te, Domenico. Ci becca online o in griglia qualche volta. Aspettiamo di sapere, chiaramente, aspettiamo di sapere il discorso della sagra del barbecue, perché questo è non è da perdere. Avremo modo di vederci finalmente. E se passiamo da Cesenatico sappiamo dove assolutamente andare. Assolutamente, vi aspetto. Io ringrazio voi, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito qui, insomma, che hanno commentato, hanno salutato la diretta. E approfitto anch'io per salutare tutti, perché non ho visto assolutamente chi è connesso o meno, però saluto tutti. E alla prossima a tutti. Grazie ancora, buona serata e un abbraccio, un saluto. Grazie ancora. Ciao a tutti.